Bene a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo, signori. La classifica inizia a essere interessante, siamo noni con 35 punti e che cavolo, porca mia miseria, sto parlando della classifica. Noni con 35 punti e lo Swansea è sesta a 40 punti, siamo a 5 punti dal sesto posto, ovvero dai playoff, signori miei, per salire in Premier League. Stiamo calmi, non ci facciamo emozionare, continuiamo alla nostra scalata piano piano. L'ultimo video è andato benissimo, abbiamo fatto 3 vittorie su 3. Vediamo cosa riusciamo a fare in quest'altro video. Allora, sistemiamo un attimo la rosa, signori. Sono tutti stanchi perché la partita sono a ridosso una con l'altra. Allora, qui mettiamo Morris al posto di Mariani, facciamo giocare Reid che è un po' meno stanco. Allora, al posto di Amponsah gioca Mariani che è un po' meno stanco. Al posto di Nicholson facciamo giocare Esposito, al posto di Mitchell Watanabe. Raga, devo per forza fare delle sostituzioni. Salazar è tornato. Attenzione, scusate, mi è tornato Salazar. Allora gioca Salazar, che è un poco annoiato. Gioca Salazar, c'ho qualcuno che può fare all'esterno destro? Abrou, Amponsah, Belle, Harwood, non lo so fare. Abrou no, non lo posso mandare in campo, Abrou, signori miei, è ancora troppo acerbo. Nessuno di questi riesce a fare. È Watanabe che sa fare all'esterno destro, non è vero? Sì, Watanabe sa fare sia all'esterno destro che all'esterno sinistro. E uno dei miei difensori sa fare all'esterno sinistro. Harwood. Esterno il difensore centrale Hamilton. Niente, vabbè, giochiamo così. Aggiudicato. Il Drollo si dovrà fare pure questa partita. Possiamo fare solamente una cosa. Al posto di Mitchell ci portiamo Abrou. Così male che vada lo fa entrare lui praticamente. Al posto di Hamilton ci portiamo Harwood a posto di Hamilton. Così siamo coperti lì. Naga ce lo teniamo. Nicholson Amponsah. Va bene così. Va bene così. Ok, signori miei. Decisi, pronti a fare la nostra impresa. Contro il Bristol, riusciamo a portarci a casa pure 3 punti contro il Bristol. Fermi tutti, ma io prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, link in descrizione. Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, potete farlo sempre tramite il link in donazione. Detto questo, partiamo ufficialmente col video. Io già ero partito così a razzo. Partiamo col video, raga. Ok, abbiamo recuperato un attimo la situazione che mi ero perso di fare la intro, ogni tanto capita, ragazzoli. Partita in casa contro il Bristol City, scontro diretto, signori miei. Loro vengono da una sconfitta contro lo Sheffield United. Che ci facciamo noi? Siamo a casa, raga. Crediamoci. No, abbiamo perso 2-0. Porca miseria. No, Salazar si è fatto buttare fuori. E vabbè, dai, in 10 contro 11 ci hanno fatto 2 gol. Espulso Salazar, si è fatto male Casadei, è uscito Reid e sono entrati Nicholson e Amponsah. Porca miseria, non ci voleva questa, non ci voleva, signori miei. I nostri sogni finiscono qua, i nostri sogni finiscono qua, signori miei. Mi sa proprio di sì, mi sa proprio di sì. Abrou diventa un 53, bravo Abrou. Abrou, pensaci tu. Il nostro biondo, il nostro uomo della chioma bionda. Diventa un 53, ancora sei troppo acerbo per vedere il campo, amico mio. Allora, giocatore infortunato 5 settimane per Casadei, ottimo. Giocatore squalificato, Salazar, neanche il tempo di tornare, che Salazar si è preso già la squalifica. Grande Salazar, mitico, mitico. Allora, noi torniamo a 7 punti dal Leeds. Ora si fa dura. Io neanche so di preciso quante partite mancano. Andiamo a vedere quante partite mancano, raga. Per fare un attimo il calcolo, per vedere se riusciamo realmente a sognare un playoff al limite o se un sogno è raggiungibile praticamente. Vediamo un attimino. Intanto stiamo arrivando alla partita contro lo Stoke City, che se non sbaglio Stoke City dovrebbe essere in prima posizione. È qualcosa di inarrivabile. Allora, calendario. Mamma mia, abbiamo lo Stoke, il Nottingham, l'Hull City, il Barnsley e l'Oxford in Coppa, in FA Cup. Va bene, come dici tu. Poi abbiamo altre 4 partite qui, altre 4 partite. Ah, dai, il campionato ancora è lungo, raga. Mamma mia, quante partite ancora ci attendono. Il campionato è ancora lungo. Tutto è possibile, signori miei. Tutto è possibile. Allora, la partita contro lo Stoke. Allora, Casadei è rotto, signori miei. Esordio di Kurumà sulla destra. Reid, Mariani, Esposito torna Nicholson. Claudio Morris, facciamo giocare Naga. Al posto. Aspettate, facciamo giocare al posto di Claudio Naga, ok. Al posto di Watanabe torna Mitchell, al posto di Salazar mandiamo dentro Amy Harwood, ok, e al posto di qua Salazar andiamo a mettere Hamilton, dove stai Hamilton, fatti vedere, ok, Claudio Esposito Amponsah, a centrocampo Reid e Mariani, leviamo Mariani, mettiamo Amponsah, va bene raga,
Abbiamo i nostri 11, abbiamo i nostri 11. Vediamo se riusciamo a rialzarci contro lo Stoke. La vedo difficile perché lo Stoke mi sa che ci stocca tutti praticamente. Siamo fuori casa sabato 17 dicembre. Loro vengono da una vittoria. Che ci famo noi? Pareggiamo, pareggiamo. La recuperiamo all'89esimo con un Amponsà. Va bene, raga, va bene. 1-1, ci sta. Riusciamo a fare risultati migliori fuori casa che a casa. È impressionante questa cosa. Questa cosa è impressionante. Va bene, calma e sangue freddo. Andiamo normalmente con gli allenamenti. Sto continuando a far allenare i nostri giovani, sperando che continuino a crescere e continuino e inizino a essere giovani interessanti per poterli sfruttare, signori miei. Perché l'anno prossimo dobbiamo anche iniziare a pensare alle coppe. Ci sarà da ridere se riusciamo a qualificarci un giorno. Se un giorno mai riusciremo a qualificarci in Coppa UEFA, ci sarà da ridere. Andiamo avanti, prossima partita contro il Nottingham. Contro il Nottingham, signori miei. Continuiamo a essere a 7 punti dal Bristol. Sì. Ma posso fare gli allenamenti? No, non li posso fare. Contro il Nottingham Forest, ok. Leviamo Naga che comunque ha giocato. Torna Claudio. Leviamo Harwood. Facciamo giocare questa volta Hamilton che già si stava arrabbiando, lo sapevo. Fuori Reid, dentro Mariani. E poi non tocchiamo più nulla. Harwood, Naga. Va bene. Esposito. Allora io leverei Alvarez, signori miei, e mi porterei Peter Pan. Può essere che ce la sblocca lui. Ce la sblocca lui. È sempre contento. Peter Pan non vede il campo da non so quando, però Peter Pan è contento. Noi ce lo portiamo. Può essere magari con il tocco magico in casa contro il Nottingham Forest. Dai, raga, loro vengono da una vittoria, da tre vittorie di fila, l'ultima contro il Queen Park Rangers. Che ci famo noi? Perdiamo 3-0 contro il Nottingham Forest. Niente, ragazzoli, fine dei sogni. Harwood si è rotto, Harwood che è entrato per sostituire Hamilton e si è rotto. Esordio di Abreu sulla destra al posto di Mitchell. Ed Esposito per Nichols, hanno ammonito Mariani. Niente, raga, fine dei sogni. Ormai la vedo troppo difficile, anche se ci sono tantissime partite alla fine del campionato. Ma la vedo molto difficile. Allora, giocatore infortunato, 7 giorni per Harwood. E poi Watanabe mi ringrazia, lo ringraziamo. E Naga vuole giocare di più. Il tuo posto di squadra non è a rischio. Naga, te le giochi le partite da titolare, non rompere le scatole. Arriviamo a ridosso della partita contro il Wolf. Contro l'Hull City, scusatemi. Offerta per la nazionale non ci interessa. Contro l'Hull City. Arriviamo alla partita contro l'Hull City, che è praticamente un punticino sopra di noi. Un punticino sopra di noi. E poi c'è il divario praticamente col settimo posto. È una cosa impressionante. Comunque ragazzoli, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.